Bozzo, mi occupo di coordinare i servizi turistici, o meglio di ospitalità, di un gruppo di aziende. Nel dettaglio gestiamo un ristorante vineria che si chiama Eno, è una serie di affittacamere per cui ci occupiamo di ospitalità diffusa in centro storico a Cagliari. Facciamo parte del circuito Sardex ormai da 2 anni, da subito abbiamo sposato la filosofia del circuito, infatti siamo entrati immediatamente con le 2 realtà aziendali di cui ho parlato. Oggi mi farebbe piacere parlare nello specifico del ristorante, che è un po' anche il punto di aggregazione per gli ospiti delle strutture ricettive e non solo. Nel senso che noi qui al ristorante abbiamo il piacere di ricevere diversi ospiti che fanno anche parte del circuito, infatti come si dice molte volte a tavola si fanno gli affari migliori e si stringono le relazioni migliori. Peraltro siamo orgogliosi, come abbiamo anche scritto nelle nostre tovagliette, che sono un veicolo di comunicazione, di far parte del circuito Sardex. Noi inizialmente ci siamo avvicinati al circuito perché ritenevo fosse un nuovo canale commerciale. Immediatamente dopo ci siamo resi che era molto di più, effettivamente, perché si sono sviluppate da subito e con gli appartenenti proprio all'organizzazione azienda Sardex, ma anche con diverse altre aziende che fanno parte del circuito, delle relazioni importanti. Per cui mi sento di dire che Sardex non è solo un circuito di compensazione commerciale, ma è proprio un sistema di relazioni, e forse questo è uno degli aspetti più positivi. Infatti molti in maniera riduttiva definiscono il circuito Sardex come una forma evoluta di baratto, in realtà si va molto, molto più in là, si va anche per il tentativo, peraltro riuscito, di valorizzare da un punto di vista sociale ed economico quella che è la realtà locale. Io come ristoratore, in senso stretto, ho tratto moltissimi prodotti, infatti non ho assolutamente problemi a spendere i Sardex. Molte volte mi farebbe piacere poter pensare di spenderli per le nostre spese personali. In realtà noi con il nostro gruppo di aziende non arriviamo a spendere i Sardex per spese personali, perché riusciamo a spenderli perfettamente per comprare beni e servizi che utilizziamo per il nostro ciclo produttivo. Per il ristorante, nella fattispecie, compro soprattutto prodotti regionali come vini, formaggi, pasta fresca, bibite, birre. Compro anche prodotti nazionali che magari vengono acquisiti da grossisti che fanno parte del circuito. Esistono infatti anche delle realtà commerciali e non produttive molto interessanti nel circuito, cioè persone che danno servizi a noi che siamo l'anello finale della catena del valore e danno anche servizi alle aziende di produzione, facendoci trovare magari a Cagliari alcuni prodotti che vengono realizzati in diverse parti della Sardegna. Allora, se dovessi definire in maniera molto sintetica il circuito, potrei definirlo soddisfacente da diversi punti di vista, come dicevo prima, da quello economico ma anche da quello delle relazioni che si sono instaurate all'interno del circuito. Infatti noi abbiamo non solo acquisito nuovi clienti, ma anche, mi sento di dire, nuovi partner commerciali. Sia da un punto di vista, appunto, delle uscite, per cui clienti di mercato, ma anche e soprattutto, devo dire, fornitori. Fornitori che attraverso il nostro canale di vendita, peraltro, abbiamo promosso, perché ogni tanto facciamo delle iniziative dedicate come il menu Sardex, in cui ci fa piacere come ristorante proporre un menu fatto esclusivamente con tutti i prodotti del circuito. E in maniera quasi provocatoria, ci piace venderlo agli aderenti al circuito, quindi a coloro che pagano i Sardex, a un prezzo scontato rispetto a coloro che lo vanno a pagare in euro.
Allora, per quanto riguarda i vantaggi del tessuto economico ma anche sociale isolano, ho già accennato prima al fatto che Sardex comunque può essere anche un veicolo di distribuzione di prodotti che vengono realizzati in parti della Sardegna lontano da Cagliari, che è la realtà nella quale operano le nostre aziende. Abbiamo quindi piccoli produttori, magari dell'Ogliastra, magari di altre zone, che vengono recapitati i prodotti a Cagliari. Per noi questo è un grosso servizio, il servizio di logistica, perché ci sono delle realtà commerciali che vanno a cercarli. Sicuramente per molte aziende, comprese le nostre, è stato un ottimo veicolo di comunicazione e di notorietà attraverso quelli che sono gli strumenti del circuito, il newsletter, il sito. Molto interessante da questo punto di vista è l'attività che l'ufficio dei broker svolge, per cui funzioni di supporto per trovare nuovi fornitori e trovare nuovi clienti. Per cui ritengo che la realtà regionale sia sicuramente arricchita. Sardex può funzionare come motore o comunque quantomeno un grosso incentivo allo sviluppo dell'economia. Assolutamente consiglio Sardex a tutte le aziende, sia quelle che hanno bisogno di farsi conoscere che quelle che hanno bisogno di consolidare delle posizioni, proprio per l'innescarsi di tutta una serie di relazioni che non possono che giovare. Un po' la crisi ci sta abituando a cooperare, noi sardi siamo famosi per essere storicamente definiti poco locos e male unidos, devo dire che Sardex è la dimostrazione del contrario. Forse proprio anche per questo si sta sviluppando così velocemente in altre regioni d'Italia, perché nascendo in una realtà in cui la cooperazione è sempre stata difficile, quando si sposta geograficamente può crescere e suscitare un certo tipo di interesse. Infatti quello che io mi auspico dal futuro del circuito è quello di realizzare delle sinergie di scambio e a livello nazionale, quindi con i circuiti che stanno nascendo nelle altre regioni. Ma sarei un folle se non fosse così, visto che il nostro core business è comunque l'ospitalità e quindi noi siamo interessati a venderla a persone che vengono da altre regioni d'Italia, ma anche, come già è stato fatto a livello sperimentale, anche scambi internazionali con altri circuiti, magari molto importanti, molto grossi, che affacciano la nostra realtà locale a un po' in un contesto internazionale. Qui è molto interessante anche lo slogan coniato all'interno della famiglia Sardex, Glocal, ecco, questo un po' sarà il futuro del circuito, oltre a diffondere anche lo scambio e il B2E, cioè i dipendenti possono essere remunerati in parte con dei compensi Sardex. Abitualmente è una cosa che noi già facciamo in maniera molto semplice, cioè che il nostro dipendente deve cambiare le gomme dell'auto, invece che chiedere un anticipo sullo stipendio ci chiede di poterle cambiare da un nostro fornitore, noi lo mandiamo dal nostro fornitore, così per quanto riguarda prestazioni, servizi alla persona come il dentista e quant'altro. Ecco. Quindi ritengo che queste due direzioni immediatamente siano quelle per cui vedo lo sviluppo del circuito. Come dicevo prima, ampliare un po' gli utilizzatori del circuito con i dipendenti delle aziende, perché qui tra l'altro subentra un altro fattore già evidenziato in qualche incontro, cioè l'orgoglio di far parte del circuito, perché il circuito comunque siamo noi.